Eccoci, buon lunedì. Allora comincia la settimana decisiva per, diciamo così, accaparrarsi i voti degli incerti da parte dei candidati di queste elezioni europee. I duelli si consumano nelle piazze, ma anche e soprattutto nei talk show televisivi. Vi risparmiamo l'elenco delle presenze di oggi, soprattutto insomma dei tre contendenti più importanti, che sono Renzi, Grillo e Berlusconi, che si attaccano a vicenda, ma soprattutto c'è Grillo nel mirino. Ieri Renzi ha ribadito, Grillo è Beppe Gufo, come l'ha ribattezzato, scommette sul fatto che l'Italia salterà in aria, e ha ancora una volta invitato gli elettori del Partito Democratico, ma non solo, insomma, a non votare i buffoni. Grillo, ma anche Casaleggio, che ieri è stato in televisione, hanno fatto sapere che se il Movimento 5 Stelle arriverà primo alle elezioni europee, chiederanno subito le dimissioni del Capo dello Stato e le elezioni. E poi, a proposito dei tanti insulti, delle tante cose dette in questi giorni, ieri Grillo ha anche detto: io non sono come Hitler, sono come Chaplin. C'è anche Berlusconi che ha parlato, anche lui ha attaccato Beppe Grillo, ha detto Berlusconi: Grillo è come Hitler, è come Stalin, è come Pol Pot, insomma come i dittatori più sanguinari dello scorso secolo. Ha detto che è un pericolo assoluto e soprattutto ha detto i suoi elettori sono disperati e furiosi. Ecco, sullo sfondo questa campagna elettorale così violenta, diciamo, ed avvelenata, che cosa c'è? C'è intanto il pasticcio della Tasi, no? Ancora non si sa come e quando pagarla, e poi ci sono le inchieste sulla corruzione, sul malaffare, che scandiscono quotidianamente le nostre giornate, i telegiornali, insomma quello che scrivono i giornali. Buongiorno a Fabrizio Rondolino di Europa. Dunque, quello che ti voglio subito chiedere è il bottino di questa ultima settimana, chiamiamolo così, saranno i voti di chi? Intanto saranno i voti di quelli che non voteranno, no? Perché la vera posta in gioco, noi lavoriamo sempre su sondaggi che non tengono conto poi alla fine di una variabile essenziale, che è la percentuale dei votanti, perché naturalmente quanto più questa scende, tanto più è poi imprevedibile individuare il comportamento degli elettori. E io personalmente non vedo un grande interesse per queste elezioni, o meglio, tanto più sono esasperati i toni dei leader. Sì. E scherzavamo prima di cominciare la trasmissione, questa volta in campo ci sono tre fuori classe della politica spettacolo, mentre invece di solito ce n'era sempre uno o due. Sì. Per volta, no? Questa volta ne abbiamo proprio tutti, sono soltanto posti in piedi sul palcoscenico. Non ci siamo fatti mancare nulla. Il palcoscenico è molto affollato, sì. Ma la platea invece lo è abbastanza di meno, perché un po' perché le elezioni europee, si sa, storicamente portano sempre meno votanti di quelle politiche. Tra l'altro questa volta si vota un giorno solo rispetto a 5 anni fa, quindi anche questo influirà sul risultato. E un po' anche perché effettivamente la posta in palio, insomma, gli italiani lo sanno che questo è una specie di supersondaggio, con tutto il rispetto per il Parlamento di Strasburgo. Questo non attrae che vogliono un po' alle urne, cioè il fatto che siano state caricate di così tanti significati, insomma, il referendum pro e contro l'euro, posizionamento di Forza Italia, cosa succederà, cosa sarà del partito di Grillo, nel senso arriverà primo, arriverà secondo, insomma, no, ci sono tante, per carità, quesiti interessanti. Il governo Renzi come sta andando, però sono anche tutti quesiti che hanno, poi tutti sanno che c'è un'unica risposta, cioè comunque non cambierà niente. Adesso io non voglio sminuire la tensione della prossima settimana, ma qualsiasi cosa accada alle prossime elezioni europee, grosso modo, e poi dopo, almeno per qualche altro mese, diciamo così, andrà avanti la situazione così com'è. Anche per esempio questa posizione grillina di dire: se vinciamo noi, sì, chiediamo le dimissioni di Napolitano, a parte che è molto poco grillino, perché i grillini si presentano come quelli, diciamo, in qualche modo ligi alle regole, sì, istituzionali, anzi molto rispettosi delle regole. È una regola, per esempio, abbastanza ovvia, che non c'è alcun rapporto tra il Parlamento europeo e il Presidente della Repubblica italiana, no? Quindi già, ma anche metterla in quel modo lì, secondo me è
stabilita fino a un certo punto, perché, ripeto, la sensazione che Renzi stia al governo e ci stia per un altro po', ecco, mettiamolo in questo modo qua, e che faccia o non faccia delle cose, quello poi lì sì che si apre il dibattito, sì. Però è una sensazione, secondo me, piuttosto consolidata, e dunque io, tra l'altro, non prevedo neanche scossoni epocali. Certo, naturalmente, la classe politica da una parte e poi tutto il cortè giudiziario, inchiestopoli, eccetera, dall'altra, insomma, non è che nessuno dei due fronti sembra fare grande propaganda alla democrazia dei partiti, ecco. No, quello che ti chiedo in aggiunta è proprio perché dici comunque vada, non dovrebbe cambiare lo scenario, ma se il Movimento 5 Stelle dovesse arrivare primo, no? Come alcuni sperano e altri temono, sì, ma non accadrà, ma questo, era questo per Renzi però sarebbe innanzitutto un risultato diciamo da tenere presente, soprattutto potrebbe rallentare moltissimo l'opera delle riforme, no? Delle tante annunciate, di quelle messe in campo. Oppure accelerarle. Questo non... Guarda, primo non accadrà, fa parte della campagna, della campagna elettorale di Grillo e Casaleggio di raccontare questa favola del duello ravvicinato. Sì. Non c'è nessun duello, ci sono circa 10 punti tra il PD e il Movimento 5 Stelle che potrebbero anche crescere nella prossima settimana, quindi non accadrà. Ma se dovesse accadere, ricordo agli elettori più giovani, è quello che accade alle europee dell'84, quando stiamo commemorando Enrico Berlinguer, il Partito Comunista arrivò primo alle elezioni europee, io che votavo PC quella volta là, ero tutto felice, e dopodiché durò un pomeriggio questa nostra felicità, il giorno dopo c'era ancora la Democrazia Cristiana al governo e così fu per altri 10 anni, quindi non vedo questo problema. Sì. Per fortuna. Per fortuna, dice Tabacci. Dice che saluto l'onorevole Bruno Tabacci, di Scelta Europea, capolista nella circoscrizione sud per queste europee. Però prima di coinvolgere i politici, voglio sentire anche Stefano Zurlo del Giornale, a cui faccio la stessa domanda che ho fatto a Rondolino, no? Cioè in quest'ultima settimana bisogna convincere gli incerti. Secondo te chi avrà più strumenti, insomma, per portare qualcuno alle urne e farsi votare? Grillo, Renzi o Berlusconi? Ma in questo momento io credo che gli strumenti li abbia di più Grillo, perché il clima che si è creato con gli arresti, e non è detto che non ci siano altri arresti nei prossimi giorni in giro per l'Italia, questo clima un po' da ultima spiaggia, da apocalisse, da fine di un certo mondo, che Grillo cavalca, esaspera, strumentalizza, tira l'inverosimile, rilanciando i paragoni che gli fanno, rilanciando le immagini, gli Hitler, gli Stalin, ormai è diventato una cosa, un gioco quasi appunto senza tener conto neanche di nulla e di nessuno. Beh, credo che in questo momento questo in qualche modo lo favorisca, saldandosi, come si vede al sud, con la protesta, con la crisi economica, con tutti i fattori che ci sono in questo momento di difficoltà, di destabilizzazione e di distanza, diciamo così, tra il palazzo e il paese. Io credo che questo stia succedendo. Poi da qui a dire, naturalmente, che Grillo otterrà un clamoroso successo, ce ne corre. Sappiamo che i sondaggi, abbiamo fatto 1000 ragionamenti sui sondaggi, che sovrastimano in questo momento forse Grillo e 5 Stelle, poi ci sono altre proiezioni di quelle di cui parlava prima adesso Rondolino, però io quello che diciamo così si percepisce in giro è un po' questo, che il tentativo di Renzi di dire ci sono due Italie, noi costruiamo e non distruggiamo, noi siamo dalla parte appunto delle opere, eccetera, viene visto dall'opinione pubblica come sì, una cosa che accade ma che non incide su questi grandi meccanismi di corruzione, di furto, cioè tutto quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, gli scandali, le rimborsopoli, è un po', io credo che questo sia stato metabolizzato soprattutto dall'elettorato giovane, soprattutto dall'elettorato del nord, e sarà interessante vedere poi anche la sfida in Emilia, in Romagna, in Toscana, insomma in quelle che una volta erano le roccaforti rosse. Quanto a Berlusconi è un po' un mistero, perché lì non si riesce a capire se ci sarà l'ennesima rimonta impossibile o se Berlusconi riuscirà in qualche modo a contenere, diciamo così, l'emorragia, la fuga, il disastro di cui parlano molti, quindi stare sopra la linea del 20 e però diciamo in qualche modo, insomma, no? In qualche modo contenere i danni. Mi viene a fare un paragone, ma qui è a 3, non a 2,
quello che fa Valentino Rossi in pista quando dice adesso il primo dei normali dietro a Marquez, qui però ci sono due ormai davanti, e quindi credo che da quel punto di vista Berlusconi, col suo solito sistema, ci mettendoci la faccia, dando interviste in tutti i modi possibili a tutti, possa limitare i danni. Da qui a risalire non lo so, però io credo che, insomma, negli ultimi giorni tutte queste vicende dell'Expo e compagnia abbiano in qualche modo ridato fiato a Grillo, al grillismo, a questo atteggiamento appunto di no, sono tutti così, eccetera, eccetera. E non mi pare che la mossa non mi pare che la mossa di Renzi di puntare su Cantone abbia inciso da questo punto di vista. Lui l'aveva giocata evidentemente come una mossa d'immagine, perché nella sostanza, a mio parere, è una cosa del tutto inutile se non controproducente, poi se volete ne possiamo parlare meglio, ma insomma era una cosa d'immagine, si è impantanata in tutta questa questione sui poteri che avrà Cantone, che non avrà, ammesso che poi interessi all'opinione pubblica, perché poi magari Cantone e la vicenda dell'anticorruzione interessano, come dire, a una parte del paese, gli altri non so se stanno lì a sì. occuparsi di Cantone, quello che dice Cantone, il simbolo, l'eroe, Gomorra e tutto il resto. Ecco, questo mi pare un po' la situazione. Vabbè, poi tanto la vicenda anche della corruzione degli appalti, insomma, in queste due ore circa di trasmissione immagino la affronteremo. Negli ultimi vent'anni ne abbiamo parlato qualche centinaio qualche giorno, sì. Allora, buongiorno al senatore Augusto Minzolini di Forza Italia, a cui chiedo, intanto sulla scia di quanto diceva prima Zurlo, se pensi che Berlusconi, no, rispetto a tutto quello che si dice e che si scrive, riuscirà a frenare, insomma, l'emorragia come viene descritta di Forza Italia, ma soprattutto ti chiedo, stando a quello alle accuse che si scambiano i leader, ma tutto non è un po' vecchio tutto questo armamentario che fa pensare al Novecento, Stalin, Hitler, Pol Pot, cioè, ma le persone non vorrebbero sentire parlare di cose molto più concrete, o no? Ma io faccio un discorso che parte da un po', diciamo, da un'impostazione diversa. E lo faccio più generale. Cioè, io credo che ci sia un elettorato che sia motivato per le europee, perché l'Europa, in un modo o nell'altro, i media, quello che abbiamo vissuto, le vicende, tipo l'ultima, diciamo questa cosa qui del 2011, ha portato una buona fetta dell'elettorato italiano a occuparsi di Europa, ma non solo, diciamo, in Italia. Se noi andiamo a vedere in Francia e in Inghilterra, il movimento, diciamo, dai sondaggi appare che gli antieuropeisti siano le forze maggiore. Questa cosa qui avviene anche in Italia ed è la forza che in parte a Grillo, perché ha interpretato quell'onda. Quindi il primo problema è questo, ecco perché io su questo, sui dati che diceva Fabrizio, non sono tanto d'accordo. È un po' da vedere. Il fatto che non ci andrà molta gente. Non sono d'accordo, cioè anche questi 10 punti di distanza che ci sono tra il PD, non li vedo, ne vedo molto meno e forse ne vedo pure qualche altra cosa. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato, secondo me, quindi c'è una motivazione, e quell'elettorato sarà quello più motivato ad andare alle urne, mi sembra abbastanza chiaro. La seconda cosa, Grillo è come se fosse una grande rete che sta sotto i due grandi partiti, raccoglie quelli che non sono d'accordo, quelli, diciamo, che sono delusi, quelli che alla fine, ti posso dire, hanno puntato su una delle due carte e non hanno trovato, diciamo, le risposte che volevano. Questo è un problema perché di fatto ci accorgeremo, già ce ne siamo accorti nell'ultima elezione, ma ce ne accorgeremo ancora di più in queste, che non siamo passati da un sistema bipolare che ha caratterizzato questi 20 anni a un sistema tripolare. Cioè, se prima uno, diciamo, come diceva Montanelli, ti turavi il naso e buttavi uno dei due poli, ora non lo fai, hai una proposta che può essere la più scombinata di questo mondo, che è quella di Grillo, che comunque ti dà una voce, e dall'altra parte hai l'astensione. Quindi capisci che in un meccanismo del genere fare delle previsioni ora mi sembra abbastanza complicato. Sulla possibilità di riprenderci, e lì noi abbiamo un problema enorme, diciamo, come centrodestra ma anche come centrosinistra, piano piano, perché i sondaggi del PD in questo momento stanno scendendo, nessuno, inutile che io non le dico, non dovrei dirle queste cose. Non si può parlare dei sondaggi. Ma infatti dico una tendenza. Questi si possono accennare. Sì. Allora il punto qual è? È che o noi su questa cosa qui diamo una maggiore caratterizzazione, nel senso che l'identità dei partiti, quando ci sono troppe leadership o leadership che stanno, diciamo, scendendo, è fondamentale sia dal punto di vista programmatico, sia dal punto di vista proprio dell'identità, interpretare il proprio elettorato, cioè dare speranza e difendere gli interessi di chi ti ha votato. Se noi non facciamo questo, e purtroppo in questa fase preelettorale, in questi ultimi 2 mesi,
ci sono stati diversi problemi nel riuscire a fare questo. È chiaro che cresce chi non ha un'identità forte, un partito trasversale che, diciamo, dà voce a tutto e dà voce, diciamo, all'incredibile, perché nel senso mette insieme sia l'estrema sinistra sia l'estrema destra. Lo scontento, questo... la rabbia, i rancori, allora, le delusioni, quindi, insomma, adesso tutto. Vediamo se, diciamo, nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, il centrodestra riuscirà a reinterpretare e soprattutto a dare, diciamo, a riconquistare nuovamente la fiducia di chi l'ha eletto. Perché dici il centrodestra e non dici Forza Italia? Ma io dico in generale, perché, guarda, ti posso dire, io quando vedo questa cosa qui di Alfano, l'ho letta oggi sui giornali. Sì, no, aspetta, diciamolo, se non sembra che stiamo parlando di cose, magari per chi non avesse visto i giornali. Stiamo, per esempio, il giornale oggi scrive: Alfano, vediamo se lo inquadriamo, si butta a sinistra, vuole stringere un'alleanza strategica con Renzi dopo le europee e chiudere la porta a Forza Italia. Ecco, questo qui, secondo me, è il modo, diciamo, è il meccanismo politico su cui poi vive Grillo e su cui cresce Grillo. Perché? Perché tu non puoi immaginare di vivere soltanto con un elettorato sul territorio, diciamo, clientelare, che ti porta a fare qualunque tipo di alleanza che vuoi, perché non è più così. Qui c'è un paese che è molto più esigente, che sta molto più attento, altrimenti non crescerebbe all'improvviso una forza che da zero è arrivata a 25, tipo Grillo. Quindi c'è l'elettorato, diciamo, d'opinione, che reagisce anche, diciamo, con una, in termini superficiali, cioè come reazioni esclusivamente, diciamo, epidermiche. Ma c'è. Allora, io dico, o noi ritorniamo a dare un'idea seria, diciamo, della proposta che fai al Paese, e quindi un'identità, quindi, cioè, su tante cose, e la stessa cosa vale per Renzi, perché, cioè, oggi leggevo Giavazzi e Alesina, hanno ragione, nel senso, tu non puoi andare avanti soltanto sulle promesse, perché se gli annunci, insomma, se tu annunci alla fine ubriachi, diciamo, i tuoi interlocutori di annunci, alla fine, diciamo, le speranze aumentano, le attese aumentano, e poi quando poi arrivi lì e hai poco, adesso è tutto congelato in attesa del voto, insomma. Lo so, però tieni conto una cosa, che tu, quando hai fatto tutta una serie di proposte, ti ritrovi ad avere il PIL che sta a meno 0,1 nei primi 3 mesi dell'anno, le coperture che non si capiscono sugli 80 euro, e andiamo avanti, non mi sì. Lì, eh? Allora tu capisci che in ogni caso la gente, che è molto più attenta, perché quando la gente, diciamo, stringe la cinghia, legge sicuramente più i giornali con maggiore attenzione, o comunque le notizie le capta molto più attentamente di quando invece sta bene, e io credo che queste cose qui hanno subito una reazione. La vicenda della Tasi è un'altra cosa, cioè tu non puoi arrivare ora che non sai realmente se devi pagare e quanto devi pagare. Non lo so, le tasse sulla casa sembrano una maledizione, nel senso, però tutto questo, al di là di quanto incidono. Quello che ti sto dicendo, per cui io, ecco, sarei molto meno, di fatto, sicuro che non ci sia una rivoluzione che potrebbe poi cambiare dopo un anno sulle politiche, dopo 2 anni, 3 anni, quando si andrà a votare. Anche perché da questo punto di vista le europee, proprio perché non ti intervengono nel portafoglio, possono essere, diciamo, il tipico momento in cui le persone vivono, gli elettori votano più liberamente senza avere grossi freni inibitori, e contemporaneamente, proprio perché è così, secondo me ci saranno anche delle conseguenze, perché io immagino che all'indomani del voto uno si guarda in faccia, cioè situazioni non possono essere così, diciamo, messe per aria. Parlo di Forza Italia. Forza Italia a quel punto deve decidere quello che deve fare il rapporto col suo con il governo. Cioè, mi sembra anche abbastanza chiaro che diventa molto complicato immaginare di andare avanti con 2 maggioranze, una per il governo e una per le riforme, tanto per essere chiari. Ci stai dicendo dopo le europee? No, non entra il governo, io dico un'altra cosa, dico che o le riforme le fai in una certa maniera, ma tu non mi puoi chiedere di fare una riforma sul Senato che, secondo me, io mi ritrovo addirittura a condividere, e secondo me, una, per come la penso io, diciamo, mi lascia molto perplesso, alcune, diciamo, riserve espresse da Scalfari e da Zagrebeschi su quel testo, quello di Renzi. Sì, quindi capisci che stiamo in una rivoluzione, c'è, cioè, una rivoluzione totale. Augusto, devi essere molto preoccupato. Ma io mi preoccupo della proposta che mi fa Renzi, però, hai capito? È quello il punto. Cioè, se mi porta una cosa del genere, io comincio a dire, ma che cosa ha tirato fuori questo? Un mostro. È probabilmente un mostro. Sì, no, l'unica, adesso io... Abbiamo 1 minuto e mezzo scarso, vado da Leonardo Domenici, però è quasi un titolo, e poi ovviamente lo faccio argomentare. Oppure, se mi consente, faccio un supplemento di domanda a Minzolini, così dopo la pubblicità vi faccio parlare, anche perché c'è Tabacci pure in stand-by. No, cioè, sì, hai fatto tutto questo discorso, ma io quello che non ho capito, il segno in questi ultimi giorni, il segno della campagna elettorale di Forza Italia di Berlusconi, quale sarà? Perché quando Alfano dice non siete né carne né pesce,
Beh, qualcuno, voglio dire, lo riconosce, dice, qual è la campagna di Forza Italia, qual è il messaggio? Noi dobbiamo essere più intransigenti, sia sui programmi, sia sulle posizioni che assumiamo, anche sulle riforme. Questo è il punto. Perché siete stati troppo timidi. Noi siamo stati, guarda, quando ti dicevo che Grillo che cosa fa? Raccoglie tutte le persone che sono disorientate rispetto ai due grandi partiti. Sì. Allora, noi in parte li abbiamo disorientati, perché abbiamo fatto degli stop and go, questo è il punto. Sì. Allora io penso, ma questo non è tanto per le europee, ma anche in futuro. Cioè, nel senso, gli incontri tra le forze o si fanno in termini chiari, espliciti, senza grandi ipocrisie, altrimenti non ha senso, diciamo, quello di andare a quello. Ti ricordi la politica che si faceva una volta, no? Noi ne abbiamo viste tante, abbiamo seguito tante volte la Democrazia Cristiana, il confronto, il meccanismo. No, qui ormai la gente vuole cose molto più chiare, più definite. E in questo momento forse non sente Forza Italia così, come posso dire, le posizioni così nitide, così chiare. Le sente ondiva. Le sente ondiva. Più di opposizione, per così dire. Ma io, guarda, o più riformatrice. Io la voglio nel senso che rispetto a... Ti faccio un esempio. Sulle riforme istituzionali, noi dobbiamo assumere una posizione che sia chiara, definita. Sì, cioè, ti faccio un esempio molto chiaro. Vuol dire, cioè, secondo me, uno non può dire facciamo le riforme perché c'è un patto. Perché il patto è uno strumento per fare le riforme. Però è Berlusconi che un giorno dice andiamo avanti e l'altro giorno dice io quello che non dico, va bene io la riforma. Io parto da un presupposto. Tu le riforme le fai se sei convinto o meno. Tu la posizione che hai sul lavoro la fai se sei convinto e se ti convinci o meno. Questo è il punto, è quello che ci viene chiesto. E non mi sembra, cioè, da qui ormai, ma riguarda noi e riguarderà anche il PD. Perché rispetto al passato, rispetto al bipolarismo degli ultimi 20 anni, tu hai di fronte una situazione in cui c'è sempre qualcuno che può dare nell'offerta politica qualcosa, anche la più strampalata, anche la più demagogica, però è in agguato. Pubblicità. Allora, sentiamo il Partito Democratico, Leonardo Domenici, le forze più responsabili che è candidato alle europee, nell'Italia centrale, peraltro europarlamentare uscente, no? Diciamo così. Allora, insomma, di cose ne abbiamo già sentite diverse. La vostra cresce, diciamo, nel Partito Democratico il timore che veramente con Grillo possa essere un testa a testa? Ma, in primo luogo io... Devo dire che vorrei affrontare la questione delle elezioni da un altro punto di vista. Forse in questo momento potrà sembrare un po' minoritaria, però visto che il tema è l'Europa, a me piacerebbe che il voto fosse un voto che ha uno scopo, prima di tutto, quello di cambiare le cose in Europa. E da questo punto di vista, quindi, il voto al Partito Democratico è un voto importante che sta però insieme a altri voti, che io spero vadano alle forze socialiste e democratiche europee, per cambiare musica, per cambiare le politiche che fino adesso in Europa sono state portate avanti. Questo è importante perché in realtà abbiamo visto e vediamo quanto quelle politiche europee abbiano inciso, abbiano condizionato e continuino a condizionare anche la vita del nostro paese, soprattutto sul piano economico e sociale. Quindi forse io, essendo candidato, apparterrò a una ristretta minoranza, ma mi piacerebbe che in questi giorni, utopia forse, non lo so, si aprisse uno spazio di confronto un po' più ragionevole e razionale sulle questioni. Utopia, dice. E io faccio la parte dell'utopista in questo caso, ma faccio anche il mio lavoro di candidato. Mi piacerebbe che il confronto fosse davvero di più sulle cose che i leader e le forze politiche propongono per poter cambiare rotta in questa Europa. Però diciamo in Italia, seppur con toni diversi, mi pare che ci sia la consapevolezza da parte di tutte le forze politiche che l'Europa deve cambiare verso, diciamola alla Renzi, poi, no? Naturalmente, però, bisogna vedere come deve cambiare verso. Esattamente. Lei giustamente insiste sul fatto che l'Europa deve essere un'altra Europa. La preoccupa il fatto che ieri Scalfari abbia fatto l'endorsement per Renzi e per Schulz, per i socialisti? Questo europei. È un elemento che va valutato. No. Glielo chiedo. Io, se tu stai con Zagrebesi, appunto. No, per i motivi, motivandolo, insomma, come l'ha motivata adesso, al di là delle battute. Ma io quando sento che qualcuno vota per Renzi e per Schulz, comunque mi fa piacere, questo da sottolineare.
mercato. Senta, come la cambiamo questa Europa, visto che vogliamo parlare di Europa? Ma intanto prendendo coscienza di un fatto, perché è inutile che ce lo nascondiamo, in questo momento il livello di consenso dell'opinione pubblica europea e dei cittadini europei verso il progetto di integrazione europea, di ulteriore integrazione europea, è ai minimi storici. Sì. Quindi bisognerebbe partire da questa presa di coscienza e dare le risposte giuste, ciascuno ovviamente dal suo punto di vista e sulla base delle idee che ha. La prima questione, secondo me, è cambiare le politiche. Sono state fatte delle politiche sbagliate in questi anni in Europa. Ma non è che questa sia una cosa... Noi, per la verità, al Parlamento europeo, come socialisti e democratici, lo dicevamo anche 5 anni fa. Però non c'è dubbio che sappiamo che questa politica restrittiva dal punto di vista economico non sarà stata la causa della crisi, ma sicuramente la crisi l'ha aggravata. E quindi io credo che sia assolutamente necessario affrontare questo problema. In mettere risorse e liquidità nel sistema, un ruolo diverso della Banca Centrale Europea, per esempio, fare in modo che questa liquidità però arrivi davvero all'economia reale, alle imprese, soprattutto alle imprese piccole e medie, liberare di più gli investimenti, anche gli investimenti pubblici, perché nel momento in cui quelli privati latitano abbiamo bisogno che ci siano almeno degli investimenti pubblici e sarebbe molto bene e molto importante farli con progetti su scala europea. Continuare e rendere più incisiva la riforma dei mercati finanziari e del sistema bancario e poi, dall'altra parte, andare a vedere dove sono i buchi, le lacune di questa architettura politico-istituzionale europea. Perché l'Europa è una cosa molto, molto seria e molto importante, ma se non correggiamo queste storture di fondo rischiamo di andare a sbattere. Queste sono le due questioni. Ma secondo lei il fatto che... secondo le previsioni, ovviamente, chi si intende di queste cose, le forze euroscettiche, anti-euro, insomma, sì, raccoglieranno consensi, ma di fatto si andrà verso larghe intese europee, come già è successo tra popolari e socialisti. Sì. E questo potrà portare alle politiche che si augura lei, diciamo, di maggior sviluppo, di crescita, oppure, dovendo fare i conti sempre con una signora che si chiama Angela Merkel, c'è poco da illudersi? Ma guardi, io le rispondo così. Prima di tutto voglio vedere nel Parlamento europeo quanti saranno gli euroscettici e quanto potranno veramente condizionare le scelte politiche europee. Io su questo ho una mia idea, che poi questa presenza... Ma paradossalmente bisognerebbe augurarsi che gli euroscettici siano consistenti per far leva, no? No, francamente io non me lo auguro affatto. Quindi prima di tutto voglio vedere questo. Seconda cosa... Io non sono a favore di un'idea che bisogna fare una sorta di unione sacra contro gli euroscettici fra tutto il resto. Io ci tengo a dire, e l'ho visto, ci sono stato in questi anni, che abbiamo cercato di fare delle proposte alternative. I socialisti e i democratici sono stati e sono alternativi ai popolari europei. Poi ci sono dei valori di fondo su cui si riconoscono di più rispetto ai cosiddetti anti-europeisti. Sì. Ma siamo forze alternative. Io personalmente non faccio questa campagna elettorale andando a dire andiamo lì e poi ci mettiamo tutti insieme. Io sono perché emerga questa differenza. Sì. Intanto vi faccio vedere questo è una testimonianza, un racconto di questi anni. Sì, è in un Europa volume anche, abbastanza, no? Pesante, come si può vedere. Nel senso che Domenici, la nostra Europa non è la loro. Viva l'onestà. Sì, sì, posso spiegare. Prego. Perché è pesante, perché sennò poi il rondolino mi prende in giro. Pesante anche come numero di pagine. Posso consigliare, se uno vuole fare una rapida lettura, le pagine all'inizio e la raccolta di una serie di interventi e di articoli alla fine. Il resto, in realtà, sono delle schede, sì. Ma è utile per chi fa anche quel lavoro... sui principali provvedimenti che in questi anni io, insieme ad altri colleghi, abbiamo trattato e affrontato nella Commissione Affari Economico-Monetari del Parlamento Europeo, che è quella che ha fatto, dopo la crisi del 2008, il lavoro più importante. Quella che ha a capo l'IREN, aveva? Quella degli affari economici o no? L'IREN alla Commissione Europea. Che adesso è congelato, perché in campagna elettorale era il commissario degli affari economici. Io sto parlando ovviamente del Parlamento. Io non faccio parte della Commissione Europea. Faccio parte del Parlamento Europeo, perché questa Commissione Europea non mi è proprio piaciuto come ha lavorato, ma questo l'ho compreso, immagino. Il vicepresidente Olli Rehn, che secondo me è stato un tantino rigido per gli italiani, no? Ogni volta che apriva bocca molto molto rigido. Mi fate andare dall'onorevole Bruno Tabacci, che saluto, di Scelta Europea, capolista al sud. Allora,
qui c'è un'intervista stamattina sul Corriere della Sera del liberale Verhofstadt, no? Che è il candidato a capo della Commissione Europea per il gruppo dei liberali in cui anche voi vi riconoscete. E dice però delle cose, per esempio, c'è una domanda alla fine dell'intervista, si parla del tetto del 3%, rapporto deficit-PIL, che ne pensa come futuro presidente della Commissione? Allora, per esempio, qui è molto chiaro, dice, penso che non accettiamo, non dobbiamo accettare nessun tipo di deroga al 3%, ad esempio, quindi è molto chiaro in questo. Poi, alla domanda, visto gli ultimi dati sul PIL dell'Italia, la risposta è come no, si parla di una crescita acquisita del PIL per il 2014 ferma a meno 0,2%, alcuni si attendono che duri così per anni e parlano di stagnazione economica. Di chi è la colpa? Della mancanza di riforme e della responsabilità dell'Europa che non ha aiutato a fare quelle riforme. Insomma, mi pare che stando a sentire Verhofstadt la linea europea non è che cambierà molto se, diciamo, guidassero tutti i liberali. Dunque io distinguerei le questioni in questi termini. Intanto la prima parte della trasmissione è stata molto divertente con gli interventi di giornalisti di grande valore, mi sono divertito, avrei volentieri partecipato anch'io, anche se poi si dice ma non si parla di Europa, infatti la prima parte della trasmissione ha parlato di altro. Poi Dominici è intervenuto nel merito e credo che sia nostro dovere oggi parlare di questo. Ma sulla prima parte diversa... che cosa ci vuole dire? No, no, perché volevo intervenire. No, mi divertiva, no, ho sentito anche insomma, delle cose. Perché siccome sono di più a parlare d'Italia. Sono delle, sono delle persone che adesso è una parte più noiosa, questo volevo dire. Ma torniamo alla parte lui dice che il libro è pesante, dobbiamo dire che l'Europa è noiosa, scusa. No, no, vabbè, ma non ho proposto di leggere il libro. Poi la vita non mandavo dare. È noiosa ma consapevolmente. Cioè la domanda di fondo è, ma davvero gli italiani possono pensare di far senza l'Europa? Qualcuno lo pensa. Beh, appunto, infatti sono fuori strada, sono fuori gioco, pensano che il centro del mondo sia il loro giardino e non è così. Gli europei sono 505 milioni, quelli dei 28 paesi. Abbiamo mai pensato che, oltre che essere statisticamente e demograficamente vecchi, sono poco più del 7% della popolazione mondiale? Allora l'Europa cosa pensa di fare? Pensa davvero di spezzettarsi? Pensa di dar vita ai venetisti? Stiamo parlando di cose che non stanno né in cielo né in terra. All'ultimo G20 c'erano due colonie di due paesi europei. Il Brasile è una colonia portoghese e l'Indonesia è una colonia olandese. Non c'era traccia né del Portogallo e né dell'Olanda. Dice, ma sono due paesi piccoli. Allora io dico che tra 30 anni lo dimostra il superamento del PIL cinese nei confronti di quello americano. Non sì. Ci sarà posto per nessun paese europeo singolarmente preso dentro lo schema del G20. Quindi allora siamo realisti. L'Europa è una condizione data, per fortuna che c'è, e i padri fondatori erano molto più generosi e più intelligenti di noi. Ora è chiaro che la crisi si è rovesciata sull'Occidente perché ha colpito in faccia i paesi che avevano storicamente realizzato lo sviluppo del Novecento. E questo è imprescindibile, il che vuol dire che l'Europa deve fare un passo in avanti, non un passo indietro. Se non diventa una istituzione retta politicamente, è chiaro che non solo va in crisi la moneta, ma vanno in crisi anche possibilità di dar vita ad una politica estera comune e ad un esercito di difesa comune. Come si fa a non vedere che è anacronistico il fatto che in Libano, piuttosto che in Afghanistan, ci siano 4 o 5 magliette di paesi europei diversi? Dovrebbero andare probabilmente con una maglietta unica. Allora, come diceva Dominici, le questioni ormai istituzionali sono molto rilevanti e credo che l'Europa debba fare un passo in avanti. Anche gli equilibri politici, avete parlato di grande coalizione, ma la somma dei voti di PSI, di PSE e PPE non va oltre i 350 e guardate che i membri del Parlamento europeo sono 755, quindi ci vogliono almeno anche quelle 90 diciamo parlamentari di Verhofstadt, sì. Il quale dà la sua spiegazione sul tetto del 3% e credo che allo Stato non potrebbe dire niente di più. Tutto al più l'Italia può chiedere, secondo me, che ci sia un taglio rispetto all'addebito sul 3% del 50% degli investimenti. Ma i fondi strutturali non li può usare per la spesa corrente.
Ma voi capite che noi siamo andati in Europa a chiedere i fondi strutturali per fare la, per dare i soldi ai comuni per la sagra del Cotechino? Non va bene questa cosa qui, è totalmente sbagliata. Noi dobbiamo immaginare che ci sono grandi progetti trasportistici, di viabilità, di tutela dell'ambiente, di difesa del suolo, sui quali si devono investire tutti i quattrini. Ieri il professor Quadrio Curzio scriveva sul Sole 24 Ore qual è il rapporto. L'Italia è a meno 30 miliardi nel rapporto tra quanto versa e quanto riceve. La Spagna è a più 50. Vuol dire che noi abbiamo dei problemi in casa nostra, che la nostra macchina amministrativa pubblica non è adeguata. Quindi Verhofstadt poi dice anche però... Dice tante altre cose, dice io però, adesso ne ho dice però alcune. Anche che noi siamo rimasti al palo sulle riforme. Sì. E qui c'è tutto il tragitto dell'euro. Vede, quando l'euro entra in campo, e correva l'anno 2000, sa cos'era lo spread tra l'Italia e la Germania? Era 20 punti. Cioè vuol dire che noi finanziavamo il debito pubblico nostro più o meno come i tedeschi. E sa quanto risparmiavamo all'anno? 70 miliardi rispetto a quel che costava prima. Allora, dopo un decennio abbondante, siamo arrivati a 575. 2011. Altro che il golpe. Da 20 a 5, vuol dire che noi, per poterci approvvigionare sui mercati finanziari, pagavamo rispetto ai tedeschi più 5,75 in termini di costo dell'interesse. Ora, va da sé che queste cose sono... Quindi noi in casa nostra o facciamo una politica di riforme aggressiva, che i tedeschi hanno fatto sul lavoro, sono molto più avanti di noi, eppure c'è una coesione sociale rilevante, o diversamente perdiamo il treno, finiamo male. Questa è un'opinione di merito, sì, ma c'è un attimo che richiede che noi ci mettiamo dentro quest'ottica qui. Io non voglio fare nessuna polemica di natura politica, però le questioni che pone Verhofstadt riguardano l'Italia nel suo insieme. Poi Grillo butta le carte per aria. Grillo, i suoi primi due punti del programma, sapete cosa sono? Dice: io sono contro il fiscal compact, però sì, sono per gli eurobond. Esatto. Ah, ho capito. Allora, vogliamo spiegare in comune il debito. Gli eurobond vuol dire che gli europei dovrebbero emettere dei titoli anche a copertura del debito italiano. Sì. Però gli italiani non vogliono mettere insieme una guida comune per i bilanci. Ah, ho capito. Quindi allora noi dobbiamo socializzare i nostri debiti e poi facciamo come ci pare. Ma secondo voi questo è un programma? Molto italiano, molto italiano. Dall'euro, neanche i greci sono usciti dalla, sono però come lei sa, faccio l'ultima subito. Come lei sa, una delle tesi degli euroscettici, penso alla Lega adesso per dirne una, è che andando avanti di questo passo non è un problema di far massa critica con l'Europa vista la globalizzazione e tutto quello che le diceva lei, è che l'Italia non ce la fa più, questo paese muore. Stante questa situazione, forse star fermo perché è il paese più ricco dell'Europa, ha un rapporto adesso non devo fare io l'anti-euro, però il suo patrimonio finanziario e immobiliare io credo che è sette volte il PIL. Così. Penso che anche rispetto agli italiani si siano un po' con un 25% di economia sommersa, se invece di spiegare agli italiani che le cose si devono fare seriamente continuiamo a dire che i fondi non li prendiamo perché siamo troppo poco furbi, dobbiamo essere più furbi ancora. Allora vuol dire che diamo la soluzione. Però c'è anche un problema, secondo me, impostazione. E poi vado d'azzurro. Il problema è anche questo, nel senso che noi stiamo in Europa, nel senso, detto delle cose giuste, Tabacci, però lì c'è quell'elemento lì che secondo me ci ha alimentato nel nostro rapporto con l'Europa, che è una sorta di retorica europeista, cosa che in Germania non troviamo. Cioè i tedeschi vanno in Europa facendo gli interessi dei tedeschi. Noi molto spesso siamo qui e non andiamo in Europa per fare gli interessi italiani, ma addirittura dicendo: ha ragione Europa, noi siamo degli puntini puntini. Questo è il punto su cui non dovremmo... Però verrebbe da dire i tedeschi se lo possono permettere, visto tutte le riforme. Ma il problema è anche vero, perché inutile, noi ad esempio stiamo prendendo, scherzando, lo vedo sui giornali, questa storia qui del complotto, ma quello non è uno scherzo, non è uno scherzo. Cioè se l'ex segretario del Tesoro americano gli dice cose del genere, ma io veramente rimango allibito che un paese come il nostro non si ponga il problema e non vada a verificare. Poi, fammi finire, poi ci meravigliamo se Grillo rischia di diventare il primo partito in Italia per le elezioni europee.
Quello è il punto, perché la gente queste cose qui non è che non le capisce. Sì, ma c'è. Ma secondo te, no, sul complotto, ti chiedo, al di là di adesso, chi ha ragione e chi non ha ragione, ma appassiona gli italiani la storia del complotto? No, perché ci entra nelle tasche quella cosa lì. No, perché per capire. Noi, se noi siamo arrivati a quel livello di spread, anche per quello, perché noi abbiamo pagato la crisi ai tedeschi, no. Perché tutti, ma lascia perdere, lascia perdere. Ma non dire banalità, dai, su questo fa di cavolo. Vabbè, perché allora, noi siamo stati lì, c'era un problema, c'erano le lacrime della Merkel, se ne è fatto tre morti. Cosa che noi non se abbiamo fatto. Se c'è stato un complotto l'ha fatto Tremonti, ma lascia perdere, sempre bisogna dirlo. Io, sì. Ne prendiamo, è Tremonti ne prendiamo sempre dei piccoli aspetti. Lì c'è un problema di fondo, che mentre noi siamo Guelfi e Ghibellini, ci sono altre nazioni che hanno interessi nazionali e intervengono e ci fanno quello che debbono fare, sì. Perché realmente io neanche non metto neanche la croce sulle spalle della Germania, metto la croce su una classe politica come questa, che mentre diciamo c'erano i sorrisini della Merkel, pur di far fuori Berlusconi, ecco, l'Italia non ha fatto fronte comune, diciamo così. Si è fatto fuori da solo, giurlo, l'ha portato Minzolino. Cioè, questo tema è il tema del complotto, io sono d'accordo su questa conclusione adesso di Minzolini, cioè il problema che il sorrisino è stato accolto e tradotto in Italia con, no? Vedete, il problema è Berlusconi, è impresentabile, eccetera, eccetera. E così si è confuso talvolta l'effetto con la causa. E questo è un problema. Ma c'è un altro tema, secondo me, di cui non si parla e che invece tocca molto l'opinione pubblica, che la indirizzerà verso i partiti euroscettici. Ed è un tema di cui non parla nessuno e su cui, secondo me, l'Europa ha perso una clamorosa occasione per farsi sentire al di là del 3% dei parametri, che è il tema che tocca da vicino tutti dell'immigrazione, cioè la vicenda di Lampedusa, la vicenda dei clandestini, dei profughi che riempiono la Sicilia e le città, perché voi dovete vedere Milano, la stazione centrale, Porta Venezia, andare in giro, i profughi che girano, i siriani, gli eritrei, i somali che vanno sui treni, che vanno in Liguria, che sbarcano in tantissimi posti del meridione. Questo è un tema che tocca, secondo me, moltissimo una gran parte dell'opinione pubblica, che poi lo associa al, come dire, al nemico, allo straniero, al criminale, al dilagare della criminalità, ai furti in casa. Basta andare nei bar, nei paesi, per sentire queste cose. Su questo tema l'Europa non ha fatto assolutamente nulla e io credo che questo non lo rilevi nessuno, non interesserà probabilmente agli istituti che rilevano il voto, non interessa, diciamo così, non viene valutato, non viene pesato dai giornali, ma io credo che sarà un tema che inciderà come un rumore di fondo sul voto, perché la gente dirà l'Europa mette il cappio, l'Europa mette il vincolo, l'Europa ci ha strangolato, perché adesso va di moda dire così, e guarda che su un tema così da vicino l'Europa non fa nulla, anzi alza le spalle e ci lascia addosso tutta sta gente che gira per l'Italia. Lì era un'occasione per far sentire, secondo me, da parte della Commissione, la presenza dell'Europa che poteva aiutare l'Italia. Stiamo assistendo al solito balletto, te li tieni tu, me li tengo io, Frontex, non ce la facciamo, ce la facciamo, e poi abbiamo la risposta del governo che francamente è ridicola, perché si vedono questi clandestini che non li registrano apposta, li mettono sui treni, gli dicono vai al nord, vedi se riesci ad andartene da solo in Svezia, in Inghilterra, in Francia, da qualche parte, così ti registrano loro e io Italia mi tolgo un problema, e c'è lo scaricabarile collettivo. Cioè, sui grandi temi che toccano poi la carne della gente, l'Europa è assente. Sulla Grecia va benissimo dire quello che è successo, no? I parametri, il 3%, ma i greci sono stati letteralmente affamati. Se vi andate a vedere la situazione nelle scuole, la denutrizione, le malattie, la sospensione delle cure oncologiche, zero. Io dico solo, e lo dico come provocazione, quando Papa Ratzinger venne a Milano, ve lo ricordate, giugno, no? Di 2 anni fa, credo fosse 2 anni fa, disse solo una cosa: ogni famiglia milanese adotti una famiglia greca e cerchi di aiutare le famiglie greche. Questo discorso che ha fatto il Papa, io non l'ho sentito fare da nessuno in Europa, e quelle sono tutte occasioni con cui l'Europa continua a essere percepita come appunto un insieme di ragionieri, di burocrati, di persone che sono lontane dall'opinione pubblica. E questo, a mio parere, e ho finito, alimenta naturalmente, quando si arriva al dunque, il voto di dire tanto l'Europa è lontana, l'Europa assente, io voto gli estremisti, io voto quelli che buttano giù, quelli che spaccano, quelli che rovinano. Questo è quello che accade. Sì, Domenici, peraltro pure Renzi, da tutta la questione, l'altro giorno qui da noi Alfano, il ministro dell'Interno, hanno detto sì, abbiamo molto chiare le cose da chiedere all'Europa e le cose da fare, ma tutto è rimandato al semestre a guida italiana, al semestre europeo a guida italiana.
E invece mi pare che è una situazione che vada affrontata subito con molta urgenza, mentre l'Europa, diceva Azzurro, l'Europa dei burocrati, adesso vuole togliere la data di scadenza dalla pasta, dal caffè, no, diciamo tra le ultime iniziative dell'Europa. Ma però... infatti il problema è questo, il problema è che cosa fa l'Europa in certe situazioni, perché io sono d'accordo con le considerazioni da cui parte Zurlo, quando fa l'esempio dell'immigrazione, quando fa l'esempio della Grecia, però la conclusione di quel ragionamento lì è che in realtà abbiamo bisogno dell'Europa, di un'Europa diversa, per esempio... Sì, ma il problema è la conclusione che traggono i cittadini, poi possiamo fare vabbè, tutti i ragionamenti quello, che vogliamo. Per le conclusioni che traggono i cittadini, aspettiamo il 25 maggio, no, poi discutiamo. Però, cioè, sai, intanto discutiamo fra noi, non siamo gli interpreti carità, della volontà dei tendenza. Cittadini. Ma poi ho perfino detto che ero d'accordo sui presupposti, quindi... No, no, ma lo so, ma il problema è come... È per quello che polemizza. Ah, ecco, sì, è un po' preoccupato. Anch'io, però. Ma la conclusione che volevo dire è questa, a cui volevo giungere è questa. L'immigrazione, appunto, lì, se noi diciamo che c'è un problema, e c'è, che i paesi, per esempio, di frontiera marina come il nostro, non siano lasciati soli, il problema non è che io devo lasciare l'Europa, è che devo convincere l'Europa a cambiare il suo comportamento su questo, a far funzionare meglio le agenzie che hanno questo compito, a sì, dare ma più risorse... Se l'Europa fa orecchie da mercante, come ha fatto finora su questo problema, e poi qualche cosa bisogna che il paese la faccia, appunto per pur questo, nell'Europa, esatto, pur per i, con certo. i trattati, con gli accordi, esatto. con tutto quello che le ma vuole. Però... Allora, io sa, le potrei rispondere, siamo in campagna elettorale, in modo semplice, cambiate con il voto la maggioranza dentro il Parlamento europeo, cambiate il Presidente della Commissione europea, metteteci altra gente e forse alcune di queste cose cambieranno, anzi personalmente sono sicuro che cambieranno. Le elezioni ci sono apposta per questo, però anche il caso della Grecia, è vero, è stata fatta una politica assurda, scellerata, i poveri sono diventati più poveri, le classi medie sono cadute in un precipizio, però lì il problema, anche lì, non era lasciare la Grecia da solo, era che un paese che rappresenta all'incirca il 5-6% del prodotto interno lordo della ricchezza prodotta in Europa, lo potevi salvare se c'era un'Europa più solidale, molto prima, senza lasciare degenerare la situazione come è avvenuto, senza decidere troppo poco e troppo tardi. Questo era il problema fondamentale. E quindi, di conseguenza, noi abbiamo una questione da affrontare. Questa è l'Europa degli egoismi nazionali. Non è vero che c'è l'Europa. Questa è l'Europa degli accordi intergovernativi, non del ruolo delle istituzioni comunitarie. Io credo che se rafforzassimo le istituzioni comunitarie, rendendole certo meno burocratiche, più democratiche, più trasparenti e più efficienti, però quella è la risposta. Sì. Perché comunque su immigrazione, sulla crisi di alcuni paesi, io poi ho bisogno che ci siano quegli altri a dare una mano. Sì, credo che molti cittadini, proprio alla luce di tutti i balbettamenti, per usare un eufemismo, dell'Europa, siccome vedono molto lontano l'orizzonte dell'Unione politica europea, di tutte queste, gli Stati Uniti d'Europa, di tutto certo, quello che si è lo detto, capisco, però... e la crisi morde, perché continua a mordere, è chiaro che dovremmo poi essere più italiani in Europa, quella, dovremmo essere più italiani in Europa. Tutto perché mi state facendo fare l'euroscettico. Il greco, no, io invece il PIL greco era molto meno di quello che dice Dominica, il 2% del PIL europeo, e sono stati lì due anni... Hanno fatto come gli americani con la Lehman Brothers, sì. Una roba che si è pagata poi in maniera rilevantissima, un intervento mirato subito, anche se allora il governo italiano faceva come gli altri il calcolo di quanto dava e di quanto prendeva. Sì. Avere lasciato marcire la crisi, certo, in Grecia, esatto, certo, è equivalso ad aver indebolito l'euro e ci siamo tirati addosso la speculazione dei mercati sull'euro e sul debito, sì, sovrano italiano, perché... perché voi ricordate bene che no, mentre si riteneva che la Grecia non avrebbe affondato l'euro, cioè, ma uscite, si riteneva anche che l'Italia se andava in crisi affondava la dimensione, no? Però la politica tedesca fare... non mettiamo noi che siamo eravamo dei comprimari, no, lì, dai, no, e facciamo, cioè, sì, anche adesso è la stessa cosa, continuiamo, sì, a far finta di niente, c'è, continuiamo a parlare della politica italiana, no, vediamo qual è il punto, c'è una pubblicità perché noi dobbiamo fare la nostra cosa, poi devo parlare a favore dell'Europa, devono cambiare contro gli stati, contro l'Italia e la Grecia, alla fine a favore della Germania e dell'Europa. Tu sei tedesco un po', no? No, non ho parenti, diciamo, però di origine austro-ungarica. Però ho studiato.
Allora, diritto di parola a Rondolino, pro euro. No, che nel frattempo, durante la pubblicità, si riparlava la nostra complotto, discussione sì. è andata avanti. Però prima di ritornare al punto, se torniamo al complotto, alla sì. politica italiana del passato. No, io volevo, perché c'è un atteggiamento, a proposito di euroscetticismo o di posizione anti-europea, no? C'è quella esplicita, evidente, appunto, di Grillo o di altre forze minori, della Lega, di Fratelli d'Italia. Poi c'è quella un po' così di Berlusconi, di Forza Italia. Però poi alla fine ha una posizione anti-europea persino al Partito Democratico. Perché quando dice questa cosa, l'Europa deve, per esempio, sugli immigrati, no? L'Europa deve fare di più, l'Europa ci lascia... Alla fine che cos'è? È una variante del classico scaricabarile che noi abbiamo sempre avuto, che hanno gli italiani singolarmente verso lo Stato nazionale. Per cui nessuno fa niente, però il governo deve darci le pensioni in validità piuttosto che pulire le strade, piuttosto che spalare la neve sotto casa, ma nessuno di noi naturalmente si preoccupa di spalarla. E poi collettivamente come italiani verso l'Europa abbiamo un analogo atteggiamento. Cioè, quando vogliamo parlare della Grecia, cioè il problema è la Grecia, perché non mica siamo soltanto noi le pecore nere, cioè, la Grecia si è scavata la fossa con le sue mani, cioè in Grecia hanno falsificato il bilancio dello Stato, Fabrizio, dando pensioni domanda, e soldi però, a tutti. Scusa, però non è un buon motivo per far pagare un prezzo così pesante al popolo greco. No, per carità, non voglio essere vendicativo. Una parola di sinistra. No, io non voglio dire che quindi Bruxelles deve prendere la frusta e dire hai sbagliato e ti prendo pure a però esiste, però vorrei richiamare il principio di responsabilità. Cioè l'Italia sta male perché sta male economicamente, finanziariamente, complotto o non complotto, perché le classi dirigenti di destra e di sinistra hanno utilizzato i 20 anni di euro, i 15 anni di euro per continuare a fare allegramente quello che hanno sempre fatto, cioè spesa pubblica a go-go, nessuna riforma strutturale, le famose riforme che fece Schröder 10 anni fa perdendo anche il posto, noi non le abbiamo ancora fatte adesso, perché il decreto lavoro è l'1% delle riforme Schröder, delle riforme necessarie per il paese, però naturalmente poi ci lamentiamo perché ma non funziona così. Cioè l'unica cosa veramente giusta gli ha detto Renzi e in generale un politico italiano su questa cosa dell'Europa è che i compiti a casa li dobbiamo fare per noi e non per loro, ma li dobbiamo fare, mentre invece complice anche la campagna elettorale e complice questa narrazione dominante per cui l'Europa è cattiva, che ciascuno declina da Renzi e Berlusconi a Grillo, ciascuno declina a modo suo, e beh, noi alla fine ci autoassolviamo ancora una volta e invece non è così. Abbiamo le mani legate perché l'Europa ce le lega. Qualsiasi Europa avrei, potremmo anche avere un'Europa ultrademocratica con elezioni dirette del Presidente della Commissione, che per esempio io personalmente sarei anche favorevole. E magari la banca centrale come la banca americana. La banca centrale, no? Che stampa come moneta, tutto quello che vi pare, ma se in Italia le tasse sono al 48%, la spesa pubblica è fuori controllo, ci sono un milione, dico per dire, di finte pensioni di invalidità, di anzianità, di cose, cioè, di che stiamo parlando? È così. Non è che l'Italia è divisa dall'Europa, cioè partiamo da un presupposto, poi i compiti si fanno solo a casa. No, i compiti si fanno a casa anche in relazione a quello che succede in Europa. Ma anche perché ti dico, adesso vediamo l'atteggiamento della Germania. La Germania sulla vicenda greca è stato condizionato dall'esposizione delle banche tedesche rispetto al debito greco. Cioè, nel senso, io quello che contesto, e poi è la conseguenza che c'è questo atteggiamento da parte, dei cittadini italiani nei confronti dell'Europa, e che noi non andiamo lì per fare i nostri interessi mentre gli altri ci vanno. Ma noi perché come dicevamo prima, mi fai, questa è la mia lì tesi, vanno, che i tedeschi non li vanno facendo. Lì e si rapportano all'Europa dicendo cosa ho e cosa devo dare. Augusto, e ma i tedeschi lavorano, finire. È la stessa cosa, ma quello è un altro discorso. Ma noi siamo in una condizione in cui, come diceva, si diceva giustamente prima, che se tu mi mantieni in questa fase il 3%, io non, nel senso ci puoi mettere non solo Renzi, ma anche, ecco, mi fate dire, il santo patrono di questo paese, e non cambia niente. Allora il problema qual è? È che tu devi andare in Europa dicendo una cosa molto semplice: io ho questi problemi, come i tedeschi fanno esattamente... Lo fanno, come lo fanno anche i francesi. E io voglio questo. Allora a quel punto tu metti insieme le esigenze di tutti e cerchi di trovare un punto di equilibrio. Ma se noi stiamo lì e siamo in una fase in cui di fatto la crisi che ha attraversato l'intero continente, anzi a livello planetario, noi l'abbiamo affrontata pensando soltanto ai problemi dei tedeschi e alle esigenze dei tedeschi, è chiaro che noi ci ritroviamo ad essere le vittime di tutto questo. E il problema, quindi, ti ritrovi ad avere gli italiani che invece di guardare come sarebbe giusto all'Europa come una sorta di madre di tutti, la vedono come una matrigna. Questo è il dato. Sì. Ma perché invece di far cucù la Merkel
Berlusconi, che è stato circa 9 anni al governo dall'inizio dell'euro, non ha fatto la sua parte. No, ho capito, tu parli come se fossi caduto improvvisamente. Ma allora partiamo da cui siamo entrati nell'euro, allora torniamo a Prodi e vediamo se lo scambio che sta. No, però ci siamo entrati in quella maniera. Ci siamo entrati in quella maniera. Come al solito, immaginando sempre che. Guarda, posso dirti, ci saremmo entrati lo stesso. Noi ci siamo entrati per un motivo molto semplice, non perché abbiamo accettato quel tasso di cambio. Ci siamo entrati perché gli industriali tedeschi, che giustamente diciamo ragionano, non volevano che ci fosse il secondo paese manufatturiero fuori, quindi lì dovevamo puntare i piedi e dire ci entriamo, ma con determinate condizioni, non come lo volete voi. Ma questo è il dato. Io ti dico, ma lo dico, guarda, lo dico proprio in termini culturali. Mentre dall'altra parte hanno ben presente che quello lì, che l'Europa è un insieme di stati, ma ancora non è uno stato d'insieme, noi non ce l'abbiamo e noi ci siamo cibati, ti ho detto, di questa retorica. Gli errori che ha fatto Napolitano nascono sempre anche da questa cultura. Sull'Europa non si può, come si diceva una volta, su Deriga non si può, sull'Europa non si può, questo è il punto. E noi o facciamo questa rivoluzione culturale o altrimenti non andiamo da nessuna parte. La rivoluzione culturale per funzionare l'Italia. Io volevo dire una cosa che non siamo capaci di fare. Volevo dire qual è la metafora che ho in mente per rappresentarmi questa situazione, perché dopo questi anni passati lì a occuparmi un po' di queste cose, a me sembra che l'Italia, ci sia un atleta italiano sulla pista di atletica che deve correre, ma ha due palle al piede. Per liberarsi da queste palle di piombo ha bisogno di due chiavi, ma di una ha la chiave solo lui e si deve liberare da solo, facendo le riforme adesso, ma dell'altra c'è una chiave che ce l'ha anche l'Europa, cioè noi siamo talmente integrati e compenetrati che è per questo che la logica dei compiti a casa non funziona più. Faccio un esempio concreto, recentemente è venuta alla Commissione Affari Economici e Monetari il capo dell'Eurogruppo, l'olandese Dijsselbloem, che fra l'altro è socialista, ma io ci ho un po' polemizzato, perché? Sì, perché? Perché io gli dicevo, ma noi dobbiamo considerare l'area euro come un tutto, all'interno del quale poi ci sono problematiche specifiche e bisogna dare degli obiettivi, ma bisogna considerarla come un qualcosa di talmente integrato per cui occorrono scelte politiche comuni. La risposta è stata, sì, però, dice, vedi, ci sono paesi che fanno di più sulle esportazioni e altri meno, d'accordo. Ma se io ho un euro così forte, per esempio, è molto difficile che io possa essere competitivo. Se io ho un livello di inflazione così basso nei paesi che dovrebbero aumentare i consumi per favorire anche una ripresa del mercato unico al suo interno, con esportazioni fra i paesi dell'area euro, riuscirò a fare poco quello che posso fare attraverso le riforme. Le due cose vanno insieme. Devo fare le riforme e contemporaneamente devo cambiare alcune politiche in questa Europa. Questo secondo me è il tema di queste elezioni europee. Poi. Sì, comunque è correttissimo questo discorso, solo che la palla che noi possiamo manovrare, la nostra, manovrare, diciamo, la nostra, perché se la nostra palla non la muoviamo per nulla, poi andiamo là a ripetere le litanie della, e questo non è serio. Però le palle sono due, indubbiamente, come noto. Non c'è dubbio. Sì, volevo chiedere a Azzurro, non c'è dubbio. Sì, no, dico, lascio da parte i discorsi sugli attributi. No, volevo chiederti invece un'altra cosa per inserire un altro elemento, con buona pace di Minzolini che voleva tornare sul complotto. No, io invece voglio tornare su Expo, su... la corruzione, no? Lo dicevi prima, i poteri in questi giorni, no? I poteri a Cantone, quali, come, adesso un mini decreto legge, per cominciare ad attribuirgli una serie di appunto poteri. Quello che ti chiedo è che questo scandalo intanto pesa, no? Anche sulle elezioni europee, e questo mi pare il primo dato. E poi... anche lì tu forse lo dicevi tu, cioè Cantone è stato scelto da Renzi subito, una prima risposta immediata visto che eravamo anche in campagna elettorale, quindi d'immagine forte, però poi visto che è endemica la corruzione in questo paese, abbiamo ritrovato nomi di Tangentopoli, no? E allora lì forse la soluzione, con tutta la buona volontà di Cantone, forse non basta, no? la task force anticorruzione. Ma sì, perché mi pare che da questo punto di vista allora Cantone è una persona per bene, io non voglio assolutamente polemizzare con Cantone che a sua volta ha polemizzato col governo, quindi lasciamo da parte la persona di Cantone. Quello che io noto è questo, che la vicenda dell'Expo naturalmente io credo che peserà e peserà pesantemente sul voto, perché favorirà appunto quel voto
un po' di protesta che abbiamo detto, che un po' è scettico, un po' romano scettico, un po' euroscettico e un po' tutto scettico, e quindi aumenta, no? Dice guarda che roba questo calderone dove tutti mangiano, rubano, destra, sinistra, partiti, eccetera, eccetera. Detto questo, mi pare che da questo punto di vista la risposta che il governo ha dato sia un po' il peggior renzismo che ho visto in questi mesi, perché anche qui è una politica del, come posso dire, del fumo negli occhi, dell'annuncio, guardate cosa faccio, io vi porto il simbolo della lotta alla corruzione, il simbolo della lotta a Gomorra, ve lo metto come controllore degli appalti, come sentinella della legalità, come colui che ci farà svoltare. E con questo Renzi fa una cosa che è inutile se non dannosa. Perché? Perché questo è un paese dove i magistrati, specialmente a Milano, lavorano e dove non c'è bisogno di un magistrato che commissari altri magistrati. Abbiamo già un magistrato che ha la presidenza del Senato. Continuiamo tutti a dire che il paese non deve essere, come dire, commissariato dalla magistratura, e poi cosa va a fare il nuovo Renzi? Chiama un magistrato e gli dice adesso ti faccio un decreto che naturalmente non si sa come verrà fatto, all'italiana appunto, poi parliamo dell'Europa che ci tira le orecchie, abbiamo il complesso di inferiorità da cui nascono molti dei discorsi che si facevano prima, secondo me, quella specie di provincialismo di ritorno per cui se lo dicono gli altri allora noi siamo subito in ginocchio, in ritardo e ci autoflagelliamo dicendo ma guarda come sono bravi i tedeschi, guarda come sono bravi i francesi, e quindi non tuteliamo gli interessi nazionali, secondo me anche per questa ragione culturale. E cosa succede? Succede che allora Renzi fa il commissario che dovrebbe essere, no, quello che ci risolve tutti i problemi, mentre secondo me la strada è molto semplice. Allora Tangentopoli ha insegnato una cosa molto, secondo me, perfino banale, che si ripete da 20 anni ogni volta. Si fanno in Italia i bandi per le gare. Questi bandi non sono uguali per ogni gara, per ogni appalto, perché è proprio lì che si annida il problema. Invece che fare un procedimento amministrativo uguale, trasparente, pubblico, pubblicato su internet, tutto uguale in tutte le gare, si va sempre alla logica dell'emergenza. E cosa succede? Succede che 3 mesi prima, 4 mesi prima dell'appalto X, si prende l'amico dell'amico e gli si dice guarda che, no? Guarda che io farò una gara più o meno così. Dopodiché 15 giorni prima si fa il bando, modificando la regola generale, con l'eccezione, con la clausola, con la politica dell'emergenza. Gli altri arrivano tardi e non ce la possono fare, l'amico degli amici vince, dopodiché ci si scatena sui subappalti, dando i subappalti a tutti i vari personaggi che devono entrare nell'accordato, i quali magari poi rimandano una parte dei soldi alla politica. Guardate che questo è il meccanismo che funziona da 20 anni e che nessuno ha modificato. Primo, perché la politica occupa un territorio enorme, immenso, attraverso i partiti e le lottizzazioni che ci sono ovunque, vedi la sanità. Secondo, perché non si semplifica, non si uniforma, non si regolamenta il procedimento amministrativo. E cosa si fa? Si continuano a fare nuove leggi, nuovi regolamenti, authority. E poi ha ragione Grillo quando dice che c'è il commissario che commissaria il commissario, che viene commissariato, che sembra una filastrocca. E poi un'altra cosa, secondo me, ho finito, da questo punto di vista, su cui Renzi ha mancato completamente. Scusate, io avrei preso il CDA di Expo e l'avrei mandato a casa, non dico in che modo. Se fosse stata un'azienda privata, Sala e chi per lui non rimaneva un giorno di più. Invece è cominciato il solito balletto, ma no, perché lui non sapeva, quello non sapeva, quell'altro non sapeva. E in questo modo, secondo me, si svilisce la politica e si svilisce poi il discorso complessivo. Si fa tutta una polemica che non va da nessuna parte, destra e sinistra, si perde un'occasione per cambiare e si crea un ulteriore elemento di confusione dicendo sì, ma arriva il magistrato in un paese che è già pieno di magistrati, è già pieno di autorità, è già pieno di leggi, si fa un decreto del decreto che non si sa neanche più come si farà, per dare a Cantone poteri non si sa bene di fare cosa, di segnalare alla magistratura le cose che già la magistratura vede per sì, i fatti propri. E questo accade in una sorta di acquiescenza nazionale in cui nessuno dice nulla. Poi non ci si deve meravigliare se Grillo, Salvini o chi per loro fanno la loro parte, diciamo, negli angoli, appunto ai quattro cantoni, per rimanere sul tema, no? E si prendono i voti e dicono tanto non cambia niente. E mi meraviglia che nessuno sia andato a dire l'Expo va avanti, ma si cambia la governance. Se sentiamo, fosse stata, ripeto, un'azienda sì, privata, a mio sì, parere, questi prendevano e andavano... Voglio sentire su questo minuti. Tabacci. Intanto le due domande sono, ha fatto bene Renzi a mettere
Cantone alla guida, diciamo, di questa squadra anticorruzione, e poi rispetto alle altre cose che diceva Zurlo. Secondo me il male endemico Renzi ha fatto bene a proporre Cantone, ma la questione di fondo è quella qui indicata da Zurlo. Da un rapporto della Guardia di Finanza assolutamente recente, dice che il 70% degli appalti in Italia è toccato. E la questione di fondo sta su un punto. Io sono presidente della Commissione bicamerale per la semplificazione da pochi mesi e abbiamo redatto un documento, approvato all'unanimità, compreso 5 Stelle, e consegnato ai due presidenti di Camera e Senato esattamente un mese fa, in cui c'è tutto il tema della riforma degli appalti, perché la complicazione dei bandi e la discrezionalità e la mancanza di trasparenza degli stessi è quella che copre la corruzione. Vedi il rapporto della Guardia di Finanza. Quindi le questioni che ha posto Zurlo sono quelle che sono contenute nel documento ufficiale approvato dalla bicamerale della semplificazione. Io la condivido totalmente. Attorno a questo c'è un, diciamo, un velo di ipocrisia che consente gli interessi più diversi. Forte, eh? Un velo molto forte, è un velo, è una corazza sì, di ipocrisia, ecco, bravo, una corazza. Che consente in un clima totalmente diverso, perché vorrei ricordare che Citaristi non è il meccanismo che si è ingenerato ora, insomma questi sono in campo per se stessi, ma comunque sia, e anche gli imprenditori non sono concussi, sono concussi, perché questa spiegazione che sembra una difesa a posteriori. Però si modificano i rapporti di forza, certo. No? Sì. Può essere che Citaristi non ci sia e che magari Greganti lavori per se stesso, si modificano i rapporti fra politici e imprenditori, rimane sempre lo stesso. È che nel frattempo la politica è praticamente scomparsa, cioè parliamo di una cosa. Il problema rimane uguale. C'è un conflitto di interessi che si determina all'interno della trasparenza e della legalità, determinando che i furbi e i farabutti possono far pagare un costo tra l'altro altissimo, perché l'immagine è molto pesante. Se i problemi, come diceva anche Zurlo e lei conferma, sono così noti e chiari a tutti, che aspetta la politica a intervenire? No, la politica, per quel che riguarda, per il suo ruolo e per cambiare il sistema. Io ho messo per iscritto queste cose e le ho consegnate ai due presidenti delle Camere. Il 28 verrà la Madia, il 29 faremo con la Presidente Boldrini una riflessione comune, inviterò anche il collega Rizzo. Per capire, è vero, ha consegnato il documento, dopodiché il dibattito è se diamo più potere a Cantone, se diamo meno potere a Cantone. Io lo trovo un dibattito surreale e ridicolo. Vent'anni fa si faceva lo stesso dibattito su Tangentopoli, dopo vent'anni è come se ci fosse un'amnesia collettiva e si ritorna allo stesso discorso, cioè, e poi la trasparenza in questi vent'anni non si è mai fatta, adesso avete fatto questo documento, non se ne parla in giro, il documento. Tutti siete come la Gabanelli, cioè non è che qui c'è un giornalismo di inchiesta profondo, state a parlare dopo, quindi allora io ho fatto il documento, ho fatto la mia parte, sarà poco, perché anzi ho fatto forse meno del mio dovere, benissimo, ma in giro qual è il clima che c'è? Il problema è molto generico, molto spesso questi argomenti vengono utilizzati più per logiche politiche che per altro, nel senso, come faccio una cosa che è una provocazione, mafia e antimafia, cioè diventa una cosa per cui, tanto per essere chiari, il punto centrale, l'argomento, la questione viene dimenticato. Per cui hai il nome, come c'era Maimo Cantone, c'era una volta, c'era Di Pietro e serviva per quella cosa lì. O altrimenti, cosa peggiore, la butti tutto sul penale, quando invece fai un'altra legge ancora, diciamo, più dura, perché poi non risolve il problema, perché andiamo al punto, la questione è assolutamente, diciamo, tra virgolette, amministrativa, è proprio la vicenda del bando. Ah, siamo tutti d'accordo. Ma il dato poi, oltretutto, quello che ti colpisce è che poi non sono neanche tutta questa differenza, i soggetti sono sempre gli stessi, cioè i nomi sono gli stessi, cioè, abbiamo le cooperative che stanno là e che poi hanno un rapporto quasi simbiotico in parte con il PD e via dicendo, e noi nel frattempo facciamo quindi una legge nuova sul finanziamento pubblico ai partiti di cui Renzi ce ne ha parlato, cosa del genere, poi dall'altra parte si creano altri meccanismi che in ogni caso portano dei rivoli. Il punto qual è? È che forse sarebbe necessario più governare, ma nel vero senso della parola,
più governare, invece di fare, diciamo, ecco, conferenze stampa, facendo la slide e via dicendo, dicendo sì, dei nomi altisonanti. Ed dire, è la... un peccato originale di questa politica, anche perché, e questo lo dico ai partiti tradizionali, cioè parlo del centrodestra, centrosinistra, cioè che se tu prendi quel terreno, ci sarà sicuramente uno che sta fuori e non ha questa responsabilità che dirà molto più di te. Capito? Lì avremo un'escalation in cui poi la realtà dei fatti e la soluzione ai problemi non ci sarà per nulla. Posso dare un'informazione di servizio? Un'informazione no, perché, rispetto, perché vorrei dire che l'Italia ha un'occasione concreta di rivedere tutta la complessa normativa sugli appalti, perché dopo un lungo percorso a gennaio noi abbiamo approvato in Parlamento una nuova direttiva europea sugli appalti, che contiene delle norme abbastanza innovative. Ora non voglio entrare nel tecnico anche perché non l'ho seguita io personalmente, però ma ci che sono... armonizzerà le c'è l'obiettivo di dare nuove norme sulle procedure di gara, requisiti relativi alla fatturazione, c'è anche la possibilità, mi pare, di suddividere in lotti le gare. Cioè io credo che questa normativa dovrà essere recepita, è l'occasione e lo strumento per rivedere. Ma c'è già la normativa europea, la gara europea, il problema è che si fa l'eccezione e si fa la deroga, perché è così che funziona. Azzurro, è 20 anni che c'ero io quando l'abbiamo approvata il 15 gennaio, cioè, quindi non lo so, c'è, sì, l'abbiamo approvata. Ecco, a proposito dell'Italia, diciamo che in Italia, Azzurro, non è come negli altri paesi europei, perché lo scandalismo attorno alle gare è legato agli scandali, non è legato a dice ma non vuoi bene il tuo paese, non siamo a posto, no, certo, quindi certo, mettiamoci in regola, no? No, volevo dire una cosa, cioè, sono d'accordo anche, cioè, mi pare che tutti stiamo dicendo che c'è un atteggiamento propagandistico del governo nella risposta a questo problema, no? E comunque anche a me non piace l'idea che ci sia sempre un magistrato che deve occuparsi dei vari malaffari, no? Però, perfetto, Renzi fa propaganda, ma fa propaganda perché la Procura di Milano ha aperto, diciamo, la danza propagandistica, perché se c'è una cosa chiara della vicenda Robledo, Bruti Liberati, cioè questo scontro feroce, è che in Italia questa cosa dell'obbligatorietà dell'azione penale è una farsa ridicola, diciamo, a cui crede qualche lettore del Fatto e che però non ha alcun fondamento nella realtà. Quindi siccome si possono aprire inchieste come te pare, sull'argomento a piacere, nei tempi a piacere, il fatto che la vuole, perché il fatto che la Procura di Milano faccia questa operazione di arresti 10 giorni prima del voto, 15 giorni prima del voto, vuol dire che fa un'azione di propaganda politica. Poi io non voglio dire che hanno fatto la riunione per dire aiutiamo Grillo, aiutiamo quest'altro, diamo una botta a Renzi perché ci ha diminuito gli stipendi, non voglio spingermi fin là. No, è per dare una botta a Robledo. Diamo una botta a Robledo che si cagna come già. Fatto sta che se è così, e io lo dico con estremo cinismo, ci sta che Renzi risponde con un altro colpo propagandistico, dice ah sì, voi fate questa roba qua e io ve metto un magistrato. È una catena che non questa si sente. Sì, Andrea fa abbastanza riprezzo, ma è l'Italia. E l'origine, ci sono due origini, uno è il malaffare endemico di una classe dirigente, che di delinquenti, però l'altro male endemico di questo paese è una magistratura che fa politica a carte scoperte e senza guardare in faccia infatti, a nessun principio. Anni che diciamo che bisogna riformare l'uno e l'altro. Certo, no, ma infatti credo che siamo d'accordo su questo. Sì, ma poi questo, però quel fatto che ci sono inchieste così importanti aperte e che in quella procura, insomma, volino gli stracci, o no? Diciamo, non è che sì, ma attenzione, questo ma rassicura, roba qua, no? No, lo rassicura affatto, tanto più perché noi sappiamo già che non sapremo mai la verità su quello scontro lì, perché un'altra delle caratteristiche della magistratura in Italia è che è un potere opaco, è l'unico potere opaco rimasto. Sì, però scusa Fabrizio, siccome nel mio piccolo 20 anni fa stavo in procura a Milano, sì, c'erano gli stessi identici scontri, solo che veniva messo il tappo e non si dicevano queste cose, ma c'erano scontri furibondi, De Pasquale contro Grigo, De Pasquale contro il pool, la Parenti contro il pool, Di Pietro contro il resto del pool, Di Pietro che se ne va via dal pool litigando, la cena riappacificatrice, solo che c'era l'epica sui giornali per cui c'era la cena, la riunione, l'incontro, il manifesto degli intoccabili, ecco, ve lo ricordate? Vedi giornali, no? Gli intoccabili. Però i problemi c'erano allora, perché vedi l'obbligatorietà giornali dell'azione penale, che è il vero succo, il vero noccio del problema, sì,
era una farsa, e ripeto la parola farsa allora, e lo è ancora di più oggi. Oggi siamo addirittura alla rappresentazione quasi caricaturale, con due azioni penali nella stessa procura, cioè c'è il Papa e l'antipapa, il doppio pedinamento, e ancora non si è capito quanti pedinamenti, se si pedinavano la polizia con la finanza in un doppio o triplo pedinamento, due azioni penali, due inchieste, e si discute se si poteva indagare Formigoni, per non fare nome, un anno prima o un anno dopo, tanto per capirci. Queste sono tutte questioni che abbiamo posto sui giornali per vent'anni, sì, e ci hanno risposto dicendo: voi siete tutti berlusconiani, soldatini berlusconiani, non ci può interessare di meno dei vostri problemi. Adesso che esplode la procura simbolo, e non parliamo delle procure di provincia, andatevi a vedere le procure di provincia per l'Italia, che sono degli spettacoli incredibili anche quelli, si viene allo stesso problema. Io, diciamo, per quanto posso, con onestà dico, è un problema drammatico quello della giustizia, lo è altrettanto quello degli appalti, e le soluzioni non mi sembrano così complesse. Poi, quando parli, e ho finito, come è capitato settimana scorsa a Cesano, Cesano Boscone, che come sapete è la nuova capitale d'Italia, parli con, stai 5 ore sul giardinetto ad aspettare che Berlusconi esca, e parli con la TV tedesca, i tedeschi ti dicono: noi non riusciamo a spiegare Berlusconi in Germania, ma non possiamo spiegare niente dell'Italia, perché i processi, per esempio, mi dicono, da noi si fanno in un anno con un grado di giudizio, raramente si va in Cassazione. Allora capisci che lì è un altro mondo e diventa difficile comunicare. Sì. Pubblicità, devo mandare la pubblicità. Penso se Zurlo queste cose le avesse dette con chiarezza nel 92. Come sarebbe stato tutto più semplice. Invece nel 92 c'era il coro. Non è vero. Il coro feci un editoriale sulla stampa in cui parlavo dei centauri, dei magistrati centauri. Mi sono preso la querela di tutti i pubblici. Mi ricordo che Berlusconi sosteneva il pool di Milano al punto che c'era quello di Rete 4 che ha preso il premio del marciapiede d'oro. Tu c'hai un problema con Berlusconi. Dunque, è arrivata la pubblicità, non so se c'era da finire qualche tabacci. Che... No, non so cosa avevo detto. No, era tutto il discorso di Mani Pulite, insomma, ricordavamo la stagione. 92. Ho detto una cosa molto semplice, ho detto che il coro assordante di coloro che facevano i vendicatori di un'opinione pubblica totalmente pulita e vergine era molto diffuso, andava dai mezzi di informazione. Questo volevo dire, questo qui, in maniera molto semplice. Hai ragione. E Berlusconi l'ha cavalcato al punto tale che di lì a poco è diventato il leader del paese. E ricordo che Emilio Fede aveva col suo Brosio preso il marciapiede d'oro. Tutto legittimo, però quello non era giornalismo d'inchiesta. Si adeguavano e cercavano di cavalcare. Non eri in quel coro, per cui... Tu non eri in quel coro, tu sei sempre... dalla parte diversa, stavolta però sei dalla parte giusta, secondo te, infatti stai ancora con Berlusconi. Infatti sono la parte giusta, allora, ecco argomenti, perché, sul complotto, ecco, nel senso, sono esattamente, ecco, diciamo, su quelle posizioni, ma in maniera anche sensibile per queste ragioni. Io voglio tornare al complotto. Ti dico di sì. No, il complotto di Tremonti. Di Tremonti. Hai ancora un Tremonti, ma trovi sempre qualcuno, e Berlusconi e Tremonti, e dai, su. Oggi c'è il giornale che distribuisce il libro di Brunetta sul complotto. E ricorda, sì, è mercoledì, però ricorda dall'anteprima, insomma, ricorda le trame di Tremonti al Colle. Ecco. Giulio voleva Palazzo Chigi, Giulio Tremonti. Sì, noi stiamo parlando di piccole cose rispetto a grandi disegni, capisci? Cioè, nel senso, lì allora potremmo partire che pure Fini è partito così e via dicendo. È chiaro che ci sono delle debolezze, io poi non entro nel merito, sì, su cui poi i grandi giochi intervengono, no? Ma non è soltanto quello, abbiamo, ecco, possiamo intervenire adesso. La debolezza del governo Berlusconi al momento era accanto, sì, ecco, cioè, re Giorgio Straccia. Io posso dirti una cosa: la Costituzione, questo è Paolo Becchi, l'ex ideologo della Lega, di diciamo, il punto è essenziale. Però, io non so chi è lì stato. Mi fido di me. Posso dirti, ecco, io non è che non mi fido, io dico una cosa: possiamo dire quello che vogliamo, poi andremo a vedere se era Tremonti o meno. La cosa che è assolutamente inaccettabile è che rispetto a ormai un elenco lunghissimo tra il libro di Friedman e cosa c'è, non se ne parli. Io perché l'altra volta, diciamo, e casomai se fosse ripresentata nuovamente firmerei
una richiesta di impeachment per Napolitano, perché devo trovare il modo per poter parlare di una cosa che ieri ha riguardato Berlusconi e un domani potrebbe riguardare anche Renzi. Se per caso Renzi facesse una politica che sta sulle scatole alla Germania, si potrebbe ricreare un meccanismo per cui alla fine un paese come il nostro, assolutamente permeabile, cioè, però permeabile Renzi questo... investito dallo spread che si rialza. Allora, no, ma noi non ci ridiamo sopra, perché è un dato essenziale questo, perché siamo in Europa ed essendo un'Europa che non è una nazione sola, ma sono tante nazioni, questa cosa avviene. Il sottosegretario Scalfarotto ha detto che è una vicenda letteraria, non è storica, no? Dicendo, ve la sognate la commissione d'inchiesta, adesso io sintetizzo brutalmente. Ma è un errore. Posso dire una cosa? No, ma questo non lo dico come polemica. Io, avendo vissuto quella fase al Parlamento europeo, in Europa, un dato di fatto obiettivo, che il livello di credibilità del governo Berlusconi in quel momento lì era bassissimo. Questo è un dato, ma se io non perché c'era il complotto, ma era oggettivamente così, capisci? Il momento in cui io devo far fuori un governo, io la prima cosa che devo fare è minare la credibilità, o no? Cioè io parto da... Posso dirti una cosa? Adesso la dico perché ce l'ho qui in bocca. Non è possibile che ci sia una vicenda tipo la vicenda Rubi, no? In cui... un presidente del Consiglio qui in Italia, no? In Italia, non viene a sapere quello che gli sta capitando attorno. Io non lo so, cioè nel senso che lì ci sono dei meccanismi oscuri in questo paese, in quegli anni, che fanno, t'ho detto, fanno ragionare, cioè uno dovrebbe rifletterci sopra. Infatti dovrebbe, è un problema. È un assurdo, è un assurdo quello che è avvenuto. E noi continuiamo a fregarci. Si dice pensando, partito dall'interno questo complotto e ma poi... Ma io ti posso dire, non è la prima volta, ti ricordi il ministro quello lì? Ma lui ha sempre avuto nei confronti della struttura criminale dei servizi, lui Berlusconi, un atteggiamento... Ti sto dicendo, il punto qual è? Punto che dico è perché è un problema che si è posto ora e si porrà anche in futuro e su cui dovremmo ragionare anche per quanto riguarda le riforme costituzionali, perché la nostra è una democrazia debole, per cui tante scorciatoie, ecco perché a me non mi convincono, un senato preso così, messo così, che non si sa, nominato, a me non mi convince anche per questo. Vabbè. Comunque il dato essenziale di tutto questo è che un paese serio, non voglio citare, che sia decente, per dire, come Ostellino, questo problema se lo porrebbe. E non è che fai vedere commissione, voglio fare un dibattito. No, Ostellino se la prende anche con i media, ma infatti, non ma è un problema, giornale, perché non c'è? Perché non c'è? Perché c'è solo una parte? Poi semmai, se succedesse a qualcun altro, ci sarebbe una parte dei media che affronterebbe il problema e gli altri no. E direbbe che è una stupidaggine. È un assurdo, noi parliamo, ci riempiamo la bocca di interesse nazionale. Minzolini sa essere veloce. Fare a lui, che non ha parlato oggi. Voglio sapere una cosa. No, perché interessano direttamente Forza Italia. Le riforme, così come sono, non secondo Minzolini, secondo Forza Italia, quindi secondo Berlusconi. La riforma del Senato e la riforma dell'Italia possono andare avanti? Il patto tiene o no? Secondo me non tiene. Non tiene il patto. La seconda cosa, rientrerà in maggioranza Forza Italia? Si farà un problema all'indomani del voto di ragionare esattamente su quello che la prospettiva il risultato delle europee, questo sarà più che importante. Ha risposto sì. Ha risposto sì. No, voleva aggiungere qualcosa a Zullo. Il problema riguarda Renzi. Renzi vuole andare avanti o non vuole andare avanti? Questo è il punto. Ha detto sì come lo volevo solo. Volevo solo sottolineare quello che diceva Minzolini prima, è un dato vero, cioè quando c'era l'indagine su Rubi c'erano un sacco di persone che giravano lì, no, con la procura, l'indagine, e tutto il ruolo che hanno avuto i servizi nel non, come dire, coprire, mettiamola così, Berlusconi, cioè nel fatto che Berlusconi fosse, non avesse avuto nessun sentore di nulla, dell'indagine, di quello che c'era intorno, non tanto come fuga di notizie, ma come complesso della situazione che si è creata, cioè sulla debolezza dell'istituzione Presidente del Consiglio, è un dato drammatico ed è un dato che nessuno ha mai spiegato e ha mai chiarito. Quindi quando poi si ridicolizza la storia letteraria, tutto il complotto, si può parlare di complotto, di cospirazione, di congiura di palazzo, eccetera, però dei dati strutturali di debolezza dell'istituzione Italia in quell'anno in cui si giocava su Berlusconi per fare altro, mi pare che sia ormai un dato acquisito che e qui devo chiudere Si potrebbe avere un comportamento più consono. Ci ha pensato lui, diciamo che ci ha pensato lui. Grazie, c'è coffee break, noi ci vediamo domani. C'è una coda, ma lo devo salutare. Ci vediamo domani.